crematorio. La bara con la salma fa l'ingresso nel forno crematorio tramite delle guide metalliche che la posizionano nella parte alta del forno. Il forno, infatti, è diviso solitamente in due camere sovrapposte, separate tra loro da una griglia di materiale refrattario. Cosa vuol dire? Il materiale refrattario è un materiale che è capace di resistere a lungo tempo a temperature elevate, senza reagire chimicamente con gli altri materiali con i quali si trova a contatto. Un esempio è la malta refrattaria, che è composta da argilla, calcio e altri additivi, oppure gli ossidi di alluminio. La combustione all'interno del forno può avvenire con diversi sistemi. Uno di questi è l'arroventamento delle pareti per mezzo di resistenze elettriche o gas, oppure si può utilizzare una fiamma diretta. Le temperature che si raggiungono sono comprese di solito tra i 900 e 1000 gradi Celsius. Nel caso si utilizzino le fiamme, per permettere una corretta combustione e quindi per alimentare le fiamme, è presente un sistema di ventilazione che immette continuamente ossigeno nel forno.